Niente, rappresenta l'esigenza che dobbiamo cominciare a costruire una squadra, perché io da solo non posso far tutto. E, insomma, è una situazione veramente difficilissima da sostenere, quindi fino all'approvazione dello statuto ho chiesto ad Elena, che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro proprio sullo statuto, di iniziare a entrare in questa squadra di governo della città metropolitana, e pian pianino allargheremo la squadra, perché una sfida così imponente, con i tagli del governo, senza risorse, con prospettive di taglio del personale, una sfida che è stata ritenuta epocale, la riforma più importante, bisogna creare una squadra. Bisogna creare una squadra di donne e uomini di buona volontà che si mettono in gioco nell'interesse della nostra grande area urbana. Quindi una sfida sulla quale chiamerò anche altri a dare una mano. Elena è stata chiamata, ha risposto sì. Ci aiuterà anche in questa fase a prendere delle decisioni importanti, che le facciamo in modo sempre più collegiale possibile. A cominciare, mi auguro, dallo statuto nei prossimi giorni. Questo è un momento elettorale, un momento complesso e complicato. Ci sarà però un consiglio comunale a maggio importante. C'erano anche degli impedimenti, per la verità. Ieri anche io avevo avuto degli impedimenti, quindi dell'ultimo momento. A maggio ci sarà un consiglio comunale importante sul rendiconto, e si dovrà affrontare anche il dibattito sul vice sindaco, quindi è bene che ci sia un ragionamento complessivo importante, però dobbiamo tener conto che c'è una campagna elettorale, cioè nel senso che questa campagna elettorale a me non riguarda, io faccio esclusivamente gli interessi dei napoletani, sono sindaco, non sto in campagna elettorale, altri legittimamente stanno in campagna elettorale, e ovviamente quando sarà il momento si devono anche loro assumere responsabilità, che durante la campagna elettorale esiste anche il Consiglio Comunale sul quale bisogna, all'interno del quale bisogna prendere delle decisioni importanti. Ma innanzitutto questa Moxedano ancora non ha formalizzato la sua candidatura, quindi tutto è rinviato a quel momento. Con Moxedano non c'è nessuna polemica e nessuna tensione, perché abbiamo esattamente concordato questa linea. Quando lui mi ha chiesto che si voleva candidare, io ho detto stiamo, diciamo, per quanto mi riguarda, almeno a Napoli, in democrazia, e quindi ognuno può fare quello che ritiene, ovviamente, purché non sia in contrasto netto con la linea dell'azione amministrativa. Lui ha deciso di candidarsi con il centro-sinistra, io ovviamente ho detto che lo poteva fare, non c'era nessun elemento, diciamo, che mi creava difficoltà, se non il fatto che non poteva essere candidato se contestualmente continuava a fare l'assessore. Una linea può condividersi o non condividersi, ma io sono, diciamo, il sindaco eletto, e questa è la linea che ho sempre impostato, quindi lui mi ha detto perfetto, come formalizzerò la mia candidatura, ti presenterò, sindaco, la lettera di dimissioni. Non appena mi presenta la lettera di dimissioni io farò quello che devo fare, insomma incominceremo a valutare quali sono le scelte migliori per l'amministrazione, quindi non ci sarà, diciamo, nessun contraccolpo da questo punto di vista. Franco Moxedano si farà la sua campagna elettorale, gli auguriamo ovviamente buona fortuna, rimane un esponente della maggioranza, quindi rimarrà una persona che ci sosterrà anche nel futuro, e però andiamo su profili diversi. Ecco, non a caso prima, quando ho fatto una battuta che forse non era stata colta, oppure era stata colta, hanno detto a Napoli siamo in democrazia, nel paese per quanto riguarda le politiche e le scelte del governo un po' meno. Cioè, il governo Renzi sta governando a colpi di fiducia e di decreti legge, Sottrarre al Paese, al Parlamento, i temi costituzionali delle leggi elettorali, io credo è un modo con cui progressivamente, anche con leggi ordinarie, massacrare la Costituzione repubblicana. Quindi è un metodo, una procedura, una prassi, un ragionamento politico che ci vede completamente distanti.